Affila Utensili in Atisone presenta Bettina in Cucina, lavorazione e vendita di utensili da taglio in genere. Affila Utensili in Atisone, a Leproso di Premariaco, quando tagliare non è separare ma creare. Benvenuti a un nuovo appuntamento con la ricetta. Oggi mi trovo a Udine, in piazza Primo Maggio, proprio ai piedi della Basilica delle Grazie. La puntata è dedicata al ciò che c'era. E come sempre cominciamo dalla cucina, mi trovo con Sonia, che oggi che cosa ci presenta? Allora, prepariamo le nostre costicine. Mi sono preparata qua tutto quello che ci serve, sarà del sale, cumino, della senape, carote, l'aglio, la polpa di pomodoro e cipolle e lo zucchero per la salsa. Allora, cominciamo con salare le costine. Ecco bene. Le saliamo da entrambi i lati, la stessa cosa con cumino, leggermente tritato, sempre da entrambi i lati. Ed ora la senape, beh, piuttosto abbondante. Sì, io ora uso un pennello, ma in casa si può tranquillamente, si possono usare le mani e massaggiare bene tutti i lati della carne. E completiamo anche con l'altro lato. Adagiamo le costicine sulla nostra teglia. Ecco, senza olio, senza nulla. Perché rilasciano già il loro grassetto. Semplicemente aggiungiamo le carote così, intere, come siamo, perché crude, poi vanno crude e vanno ad addolcire leggermente quella che poi sarà la salsa. E due spicchi d'aglio. In camicia. Interi. E possiamo infornare ad una temperatura circa di 200 gradi per 20 minuti. Ma prima di vedere come prosegue la ricetta, ascoltiamo Raffaele Albano, titolare del Ciò che c'era. Lele, ci troviamo davanti al camino, accolti in questo locale che è veramente bello, particolare, pur essendo molto ampio perché ci sono tantissimi coperti. Come l'hai impostato? Abbiamo cercato di creare delle stanzette dove ci permettono di fare qualsiasi tipo di situazione, dai gruppi grandi alle famiglie, alle feste di laurea per esempio, dove noi lavoriamo parecchio con gli studenti, quindi in orari diversi, mezzogiorno con gli studenti e chi lavora, istituti e banche, e invece di sera è più aperto a tutti, dalle squadre di calcio, di pallavolo, di basket che vengono dopo gli allenamenti o a vedere le partite. Eh sì, perché ci sono grandi schermi. Campionati, sì. E comunque anche il tipo di offerta del menù è molto ampio perché soddisfa un po' tutte le esigenze. Se viene la famiglia, i bambini possono avere magari würstel, dei panini particolari, molto appetitosi, e gli adulti possono scegliere delle tagliate, tutta l'offerta di carne che è veramente molto buona. Quello che non avete ancora magari visto è la nostra preparazione della paninoteca, quindi tutto cucinato alla piastra con prodotti freschi. E c'è una preparazione molto particolare perché viene veramente condito e preparato tutto al momento, dal pane ai prodotti primari, ed viene veramente degustato un panino particolare che in Friuli è difficile trovare. Il locale si affaccia su piazza Primo Maggio, quindi c'è anche tutta una parte esterna che soprattutto nella bella stagione, ecco, è molto gradita. Ci sono tanti turisti che si muovono, incuriositi dai piatti tipicamente friulani o comunque di una cucina veloce e fresca, si tendono a fermarsi e a consumare i nostri prodotti. Ecco. A metà cottura, Sonia, apriamo il forno. Sì, quando comincia a sfrigolare, sì, circa dopo i 20 minuti, aggiungiamo semplicemente del vino bianco, in maniera che vada a coprire tutto il piano. Intanto che le costicine cuociono, prepariamo la salsa alle cipolle rosse. Allora, già un po' d'olio in padella. Sì, già preriscaldato e cominciamo a mettere le cipolle. Sì, sì. Immediatamente possiamo anche aggiungere il resto dei condimenti, che è il sale. E lo zucchero. E lo zucchero. E un po' di aceto anche. Ecco, aceto rosso. Che sarà la base della nostra salsa. E adesso la cipolla praticamente deve cuocersi fino a quando appassirsi. Non ammorbidisce del tutto. Trascorso il tempo, Sonia, cosa aggiungiamo? La polpa di pomodoro. Sì, e le carote. E le carote che abbiamo tolto dalle costicine pronte. E poi si frulla tutto. Tolte le costicine dal forno, Sonia, sì, le tagliamo. Possiamo porzionare. Sì, ecco, belle morbide. Sono tenerissime, sì. Non ci resta che impiattare. Adagiamo le costicine un po' a piacere. Qui abbiamo la salsa che viene dalla teglia, sì, con tutti i sapori che abbiamo messo. E poi? La nostra salsa di accompagnamento. Ah, la si mette in una ciotolina a parte.
Bene, con la cipolla rossa. Perfetto. E l'assaggio è finito. Mm-hmm. E conosciamo Giacomo, titolare dell'azienda Fedele di Corno di Rosazzo, per l'abbinamento a questo piatto. E che cosa ci proponi? Abbiamo deciso assieme a Lele di proporre un Cabernet Franc 2012, una vendemmia con una temperatura molto calda, quindi un vino corposo e con una bella gradazione alcolica. Vendemmia manuale, fermentazioni in tini di 20 ettolitri, un affinamento in botte per un anno e poi in bottiglia per un altro anno. L'azienda Fedele è molto conosciuta per il Moscato, vino di punta dell'azienda, che pur non essendo tipicamente friulano è eccellente. Sì, appunto, il Moscato è stato portato dal papà qua in Friuli 30 anni fa circa e ci abbiamo sempre creduto. Oggi come oggi è appunto il vino che rappresenta la nostra azienda. Concludo ringraziando Lele per l'ospitalità e il suo staff per questo splendido abbinamento e vi aspettiamo in azienda per degustare i nostri prodotti. A Corno di Rosazzo. E siamo ai saluti finali, io ringrazio innanzitutto il titolare Raffaele Albano per l'accoglienza, la fantastica chef Sonia e per l'abbinamento al vino Giacomo Fedele. Potrete rivedere questa puntata la settimana prossima, lunedì alle ore 14:15 o venerdì alle ore 12:45. Un brindisi al ciò che c'era! Affila Utensili Natisone ha presentato Bettina in cucina, lavorazione e vendita di utensili da taglio in genere. Affila Utensili Natisone, a Leproso di Premariacco, quando tagliare non è separare, ma creare.